Eccoci qua nel primo video su YouTube e come non inaugurare il canale se non parlando di Loki. Yes! Non ho un intro perché non ho fatto in tempo, quindi iniziamo così. La settimana scorsa è ufficialmente finita la seconda stagione di Loki, stagione che comunque più o meno ha soddisfatto tutti. Nello specifico l'ultima puntata, nonostante ovviamente delle piccole forzature, in generale è scritta abbastanza bene, ma soprattutto è molto emozionante. La cosa più interessante è il fatto che all'interno dell'episodio vengono comunque coinvolti, ma in realtà... La serie in generale, due argomenti che sono agli antipodi, ossia il concetto di predestinazione e il concetto di libero arbitrio. E nonostante tutto, comunque, sono due concetti che riescono a coesistere tranquillamente nella serie. Dal punto di vista visivo, è secondo me tutto fatto benissimo. La CGI, comunque, è abbastanza buona. La fotografia, ad esempio, è eccezionale, ma soprattutto è distintiva nel momento in cui ti trovi davanti un'immagine presa dalla serie, lo capisci che è presa dalla serie di Loki, un po' in realtà come la colonna sonora, cosa che purtroppo non possiamo dire per altri prodotti del Marvel. Del Cinematic Universe. Di alcune cose, ad esempio, non mi ricordo neanche chi siano i protagonisti. Quindi, ancora una volta, Loki rialza l'asticella dell'MCU andando a ridare anche un po' di fiducia ai prodotti futuri. Sperando che non risucceda quello che è già successo due anni fa. Abbiamo per la prima volta una serie che parte nella totale mediocrità e poi a un certo punto si rialza e ci presenta uno dei finali più belli, secondo me, dell'MCU. Che poi, per dire che in realtà, la prima stagione di Loki è stata la mia serie preferita in assoluto di tutto quel blocco presentato all'inizio: quindi Falcon and The Winter Soldier. Vanda Vision eccetera. Quindi questo per farvi capire che comunque sarò di parte. La seconda stagione, comunque, è partita relativamente bene. La chimica tra Loki e Mobius è fantastica. Secondo me, una delle cose migliori del prodotto. Andando poi a dare quelle vibes che secondo me avrebbero dovuto dare, per esempio, Bucky e Sam all'interno di Falcon and the Winter Soldier. Chimica che purtroppo in quel caso non abbiamo visto. Ma anzi, se, se le fossero potute dare, probabilmente se le sarebbero date. Il loro rapporto è proprio una delle mie cose preferite a livello di scrittura. Cosa che purtroppo non posso. Dire assolutamente con il personaggio di Sylvie che purtroppo continua a starmi genuinamente sui cosiddetti. Comunque l'uccisione di Kang da parte di Sylvie della prima stagione fa collassare il multiverso. E finalmente in questa stagione vediamo quelle che sono le conseguenze effettive di questa azione. Si sì, dissero che comunque la cosa avrebbe influito anche su Spider-Man No Way Home, che l'incantesimo di Doctor Strange è andato in un certo modo a causa di questo, però, dato che comunque tra di loro figuratevi se si parlano, ovviamente non si è mai. Niente. Loki comunque inizia a teletrasportarsi avanti e indietro nel tempo e inizialmente questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso per il semplice fatto che ci vedevo un po' una forzatura di trama, dato che alla fine si eh, trovava sempre al posto giusto nel momento giusto. Cosa che poi con la spiegazione finale sono andata un po' a giustificare. Alla fine, però, il punto forte di Loki era sempre lo stesso. Nonostante ci fossero spiegoni su spiegoni, la cosa particolare era il mistero, cioè c'era quella cosa che mi spingeva sempre a dire. Ok, voglio vedere la prossima puntata, voglio vedere il prossimo episodio. Nel frattempo abbiamo Silvi che cerca di costruirsi una vita normale e va a lavorare da McDonald's. E anche qui si è aperta un'enorme polemica riguardo il product placement. Che sinceramente io non ho notato così tanto, o comunque, anche se notato, non mi ha dato particolarmente fastidio. Considerando che, comunque, è una scena che dura 5 minuti, c'è Mobius, che si dice buonissimo questo milkshake, però alla fine l'ho trovato abbastanza in tema, considerando soprattutto che si sapeva che. Eh, c'era stata questa collaborazione con McDonald's. La cosa che invece mi ha fatto parecchio storcere il naso è stato il personaggio di X5. Partendo dal fatto che il secondo episodio parte così, totalmente a caso. Cioè, io a un certo punto ero convinta di aver saltato una, un episodio, di aver saltato una puntata, perché non ho capito. Cosa stesse succedendo? La puntata, è infatti, iniziata così tanto a caso che io sono dovuta andare a rivedere chi fosse Brad. Quindi ho ripreso il primo episodio e ho visto che il personaggio era quello di X5, cioè di questo Minuteman che uh, a un certo punto si era ribellato e aveva deciso di vivere la sua vita. E questa cosa ovviamente non ha riguardato solo me, perché ne ho parlato in live anche con Fabio, Gianni e Simone, e anche loro, a quanto pare, hanno avuto lo stesso problema. E a maggior ragione non ho capito neanche lo sviluppo di questo personaggio. Cioè, volevano. per a renderlo un personaggio importante, principale, ma senza nessun motivo logico. Anche banalmente, quando viene reglutato da Miss Minute ho avuto questa impressione: cioè vogliono metterlo lì, ma poi alla fine il personaggio non serve a nulla. Non so se questa cosa è dovuta a un problema di scrittura o se. Banalmente in realtà hanno avuto problemi al montaggio Hanno tagliato alcune parti che forse lo rendevano più importante Comunque in generale a cosa servisse e che fine ha fatto non l'ho capito A proposito di personaggi scritti male È il momento di aprire la mia enorme parentesi su Sylvie Ragazzi io Sylvie l'ho detestata Io sono una persona estremamente empatica Piango per qualsiasi cosa Eppure con questo personaggio non sono riuscita a empatizzare manco così tanto Viene presentata secondo me non solo come una bambina viziata Ma proprio come un personaggio banalissimo Stupido. È dalla prima stagione che Loki cerca di farle comprendere sempre la stessa cosa. Ad una determinata azione ci sono delle conseguenze, e neanche nel momento in cui tutti gli universi si spaghettificano, lei cambia idea. Loki le fa letteralmente lo stesso discorso per penso 25 volte. Io capisco che a causa del suo passato sia portata a reagire ad alcune situazioni in un determinato modo. Il problema è che il suo personaggio non si è minimamente sviluppato dalla fine della prima stagione. Cioè è rimasta letteralmente uguale se non è diventata più detestabile di prima. Anzi, la trovo comunque un personaggio molto incoerente perché in realtà è di altruismo e lei non c'è nulla. Si porta come paladina di questo altruismo. Ha ucciso Kang perché in questo modo le linee temporali non vengono falciate e di conseguenza le persone possono vivere e sono perfettamente d'accordo. Il problema è che nel momento in cui comunque miliardi e miliardi di persone muoiono perché continuamente le linee temporali si spaghettificano, non può continuare a tenere lo stesso stesso Punto la stessa idea, nonostante Loki, appunto, le faccia 25 discorsi facilmente comprensibili per tutta la stagione. Non fa altro che non fare nulla, ma anzi dà contro a Loki e soprattutto fa danni. Tant'è vero che a un certo punto, nel momento in cui succedeva qualcosa, la mia testa diceva: Chissà quando arriverà Sylvie per rovinare la situazione, perché ormai era, era quello. Per quanto riguarda Ravona, idem, non ho capito neanche quale fosse, sinceramente, il suo piano, il suo obiettivo perché stesse con Miss Minute, che si è rivelata una pazza psicopatica mi ha fatto volare cioè mi ha fatto proprio proprio paura Mentre sia il personaggio di Casey che comunque era già simpatico dalla prima stagione Che è quello ovviamente di Obi sono stati secondo me fantastici Anche insieme proprio come duo mi... mi piacciono Quella prima parte della serie non mi ha fatto impazzire La seconda molto di più Soprattutto ovviamente le ultime due puntate in cui Loki finalmente va a conoscere la vita vera dei suoi, dei suoi amici e Finalmente vediamo perché Mobius ami così tanto le moto d'acqua grazie Marvel Loki comunque qui cerca di radunarli, di rimetterli tutti insieme facendo una corsa contro il tempo dato che tutte le, 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 le ramificazioni si stanno spaghettificando e finalmente la posta in gioco si alza e finalmente comprendiamo quello che Loki rischia di perdere non è più solamente una questione multiversale ma anche una questione personale Loki è sempre stato uno dei personaggi più egoisti di tutto l'universo Marvel e finalmente abbiamo questa sua evoluzione che secondo me è fuori di testa diventa letteralmente il più grande esempio di altruismo viene ritratto come un perdente e a fare questo è proprio lo stesso Mobius all'interno della prima stagione, senza ovviamente sapere che poi Loki in realtà si sarebbe rivelato tutto l'opposto. Loki praticamente cerca di ricostruire quel senso di proposito a cui ci riferiamo tutti. Tutti vogliamo un proposito, tutti vogliamo uno scopo nella vita, tutti ci troviamo davanti nella vita delle scelte e queste scelte purtroppo per fortuna ci portano poi a costruire il nostro quadro generale. Un leopardo può cambiare effettivamente le sue macchie attraverso il libero arbitrio e questo è Praticamente il riassunto di tutta la stagione di Loki. Nonostante il concetto di libero arbitrio e predestinazione siano due cose completamente opposte, in realtà riescono tranquillamente a convivere. Tutti vogliamo una vita con uno scopo, con un proposito e fondamentalmente è questo di cui parla la serie. Banalmente questa cosa la rende, a mio parere, una delle cose più belle dell'MCU. Quindi non è solamente una serie che, sì, è iniziata comunque in modo mediocre e poi... È salita tutta insieme. È proprio il concetto alla base che secondo me ne vale la pena. Quando finalmente si arriva alla fine, Loki si rende conto di aver sprecato migliaia di anni e che può essere una persona diversa. Loki è cambiato, si è sviluppato e finalmente si siede sul suo trono. Finalmente abbiamo un prodotto dell'MCU che ha uno scopo, cioè arriva finalmente a qualcosa, ha un senso. Non c'è nulla di aperto, anche il semplice fatto che non sia stata annunciata la terza stagione ci fa comprendere che questo ciclo, questa storia di Loki è finita e noi non vediamo storie finite da parecchio tempo. L'unica cosa che mi sento in dovere di dover tirare fuori è la questione di Thor. Io stesso ho fatto un video nel quale, uh, comunque, ipotizzavo che finalmente si sarebbero rincontrati, che finalmente il sole sarebbe brillato su di loro, cosa che non è successa. Uh, molte persone comunque mi hanno detto non sarebbe stato giusto, dato che comunque la serie riguarda Loki, quindi per una volta uh, poteva avere qualcosa che riguardava solo lui. Però io uh, come persona e con un legame affettivo a questi due personaggi che continuano ad essere i miei preferiti, nonostante Torlo Venter abbia creato una sorta di personaggio estremamente satirico, eccetera, alla fine sono comunque il mio duo preferito. Non sono oggettiva, però l'avrei vista comunque come una conclusione totale del, del suo personaggio. Thor è cambiato, Loki è cambiato e ci sarebbe potuta essere quella conclusione di una relazione priva di invidia, finalmente priva di uh, questo essere sempre all'ombra dell'altro. Però, comunque il fatto che non ci sia stato questo incontro mi dà fiducia perché probabilmente. Per concludere questa cosa, Tommy Hiddleston tornerà in altri prodotti, anche se in un'intervista l'attore ha detto che questa stagione è stata la conclusione di 14 anni di lavoro, quindi non si sa. Con questo ho concluso, dato che il video comincia a essere anche abbastanza lungo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se la serie vi è piaciuta, quali sono le vostre considerazioni al riguardo. Ci vediamo al prossimo video, sperando che non sia tra 45 anni, molto probabile. Detto questo, ciao a tutti. Sembro Howard così. Allè.